Ciao, sono arrivata adesso da fare la spesa da Tigotà, ho fatto il pieno di tante cose per capelli, qualcosa per la casa, un profumo e qualche cosmetico. Fior di Loto 80, guarda qua se te lo trovo subito, cosa ho preso? Ho preso un bagno schiuma che mi hai consigliato, l'ho trovato. Bagno latte di cocco all'angelica, l'ho preso, non l'ho ancora usato, lo tengo ancora un po' chiuso che devo finire delle cose e poi me lo utilizzo, grazie tesoro. Datemi consigli, lo sapete che io li accetto volentieri, ho preso le mie saponette per il bucato a mano preferite che sono Ninfea, Lana e Seta, wow, eccola qua. E ho preso il classico sapone alga che compro sempre perché mi piace sia lavare gli indumenti che lavare anche lavandini, insomma un po' tutto. È aumentato il prezzo anche di questo. Ok, è passata anche una moto. Poi ho preso carta igienica, io la prendo spesso, li dati quando vado da Tigotà, ne ho presi due, ve ne faccio vedere uno, dell'Aquam. Ho preso i cotton fioc che ho pagato pochissimo, della Confiderm. Poi ho preso un dentifricio, sempre Elmex, questa volta ho preso l'arancione protezione carie, io amo questo e i denti sensibili, li alterno. Ho preso questa da mettere sotto delle sedie rumorosissime. Ho preso il Salva Slip che erano in offerta questi della Carefree. Vado veloce con la casa così andiamo a vedere i prodotti per capelli che mi sono fatta il pieno. Ho preso i sacchetti freezer, sia quelli 30x40 che i più piccoli 40x50 nei sacchetti, così ne ho sentito parlare molto bene, li volevo provare. Poi ho preso delle mollette da stendere perché ogni volta che stendo dalla parte della strada se mi cade qualche molletta al tempo che io vada giù e se le sono già prese, io non lo so, rubano anche le mollette che cadono e io poi rimango senza, e potete ben immaginare che mi cadono anche le mollette giù. Poi ho preso, non so da dove cominciare, ho finito parecchie cose per i capelli, quindi ero andata 2-3 settimane fa e avevo già acquistato qualcosa e ve lo faccio vedere adesso, vi dico come mi sono trovata. Ho acquistato la famosissima maschera ristrutturante Schultz Camomilla. Mi sono trovata benissimo, l'ho già usata 2 o 3 volte, non schiarisce i capelli, così dicono su YouTube. Ha un profumo di camomilla splendido, ci ho infilato anche un dito, lascia i capelli morbidissimi, mi piace tantissimo. Poi la mettiamo là. Ah, ho preso questo per lavare bagno e lavandino, bagno, lavandino anche di marmo che ho in cucina, pulisce benissimo, non mi piace l'odore ma pulisce molto bene. Poi, allora, non so da dove cominciare, giuro. Allora, avevo provato questo shampoo rinforzante al fico d'India dell'antica erboristeria perché l'avevo trovato in offerta al Caddis. Da Tigotà era in offerta e ho preso quello alla lavanda dell'antica erboristeria perché mi ricordo quando ero bambina che usavamo questi shampoo qua. Certo è che io, avendo il cuoio sensibile, il cuoio capelluto che mi prude dalla secchezza, devo alternare col mio aveno per forza. Poi ho preso un altro shampoo per capelli ricci e mossi della Biolis che mi ero trovata benissimo all'avena, di questi qua. Cioè, io non finirò più di usare questi prodotti, sì. Poi siccome avevo in casa e sono arrivata qua,
Io amo Noa, i prodotti di Noa per i capelli secondo me sono meravigliosi. Questo qua è la crema ristrutturante allo yogurt, ha un profumo di latte meraviglioso, lascia i capelli morbidi, ma morbidi, ma morbidi, che quando ci sono tornata a questo giro ho preso anche il balsamo che avevo già utilizzato tanto tempo fa, quello nutriente al mango e proteine del riso, e lo tengo da parte così quando finisco quello vado con questo. Poi avevo finito i cristalli liquidi che avevo e costavano poco questi qua dei provenzali, semi di lino con ingredienti di origine naturale. Speriamo bene che non sia proprio un olio pesante per i capelli, perché altrimenti ti smonta tutto. Ho preso questi perché costavano poco. Poi ho preso un'altra maschera per quando finisco la Schultz e ho preso questa qua che era in offerta al cocco della Biolisse Nature, ovviamente al cocco. Poi di Noa ho provato, mi sono innamorata di questi prodotti qua, cioè la schiuma per i capelli, che è la mousse modellante all'olio di mandorle dolci, all'olio d'argan, e il gel modellante effetto antiumidità. Io li uso in combo, a capello bagnato, prima do la schiuma, poi do il gel, vado a scranciare così, dicono che si dice scrunch questo. Si chiama scrunch e lo faccio e mi piace tantissimo perché modella bene i capelli e li lascia belli morbidi. L'indomani che ho lavato i capelli, che ci ho dormito sopra, che li ho schiacciati, che nel frattempo magari li ho anche legati per fare ginnastica, ma non si possono lavare tutti i giorni i capelli, ho preso questo latte spray all'olio di cotone, sempre di Noa, ed è bellissimo. Questo qua in teoria va dato a capello bagnato, è un volumizzante, disciplinante, effetto anticrespo, ma volumizza anche. Io non lo do sul capello bagnato, lo do proprio l'indomani sul capello asciutto. Vi assicuro che dà un bel effetto, cioè toglie proprio il crespo, ridefinisce, riammorbidisce. L'unico problema è l'odore. L'odore è salino, iodato, marino, e a me questi odori qua mi danno un fastidio, non dura tantissimo sul capello, l'effetto è bello e quindi io lo promuovo perché l'effetto è bello. Ho riacquistato una delle mie schiume che ho finito di Bilba, capelli per ricci perfetti, ceramidi e gocce d'argan. Top, 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 top. Poi qui abbiamo un profumino di Saphir. Qua mi hanno regalato il poncho per la pioggia. Il profumo di Saphir è questo qua che c'è scritto Fresa Passion Eau de Toilette Fruit Attraction e c'ha tutte le fragoline sopra. È goloso, ha un profumo fragoloso, dolce, estivo, è carinissimo, sa di fragola, una fragola, una fragola, è veramente buono. Ovviamente adesso me lo darò e poi vi farò una recensione sicuramente su quanto dura, però mi sembra, cioè secondo me profumi Saphir che costano sulle 7 euro, cioè sono buoni e durano, perché io ho anche il cocco e secondo me è buono. Avevo acquistato di Deborah un ombretto metal rosa, che è questo qua. L'ho usato, ho fatto il trucco anche oggi perché l'avevo comprato nei precedenti acquisti. Mi piace tantissimo, un bellissimo ombretto rosa. L'unica cosa che sfarina parecchio, però è bello ed era in offerta. Poi ho preso un ombrettino di Bella Oggi che costavano 4 euro. Anche qui ho preso un color pesca brillante, ne ho almeno 4 così, ma vabbè,
stendiamo un velo pietoso perché è così, cioè mi piacciono sti colori, poi mi accorgo guardando, mettendoli a posto nella mia cassettina, io ho una cassettina piccola così con tutti i miei ombretti e palette, mi accorgo che ne ho almeno due di Kiko così, magari uno di MAC così. E vabbè, c'è anche quello di Bella Oggi che ho comunque già provato, molto bello, sta sull'occhio tutto il giorno e che devo dire, mi è piaciuto. L'ultimo prodotto che ho preso e mi sono dimenticata in doccia lo shampoo perché lo sto utilizzando. È il balsamo districante e semi di lino dei Provenzali. Allora, io questo non l'ho ancora aperto, però ho utilizzato lo shampoo di questa linea e mi è piaciuto. Per ora io questo lo tengo chiuso perché prima voglio finire determinate cose, poi aprire le altre. Spero che questo video vi sia piaciuto. Questi sono stati i miei acquisti da Tigotà. Io penso per un po' di non andarci perché sono piena di roba, ma utilizzerò tutto. Vi mando un grosso bacio e come sempre vi auguro una buona vita a tutti. Grazie, fior di loto.